perché ci sono degli errori. Normalmente quando si entra in un locale pubblico, il bar, il mito dell'Italia proprio, e purtroppo casca sempre l'occhio su quella benedetta pentola dell'espresso, che poi è la macchina per il caffè, che noi comunemente chiamiamo macchina per il caffè, che è la pentola per cucinare l'espresso, e ci accorgiamo subito dell'unica cosa che non può andare, la lancia a vapore. La lancia a vapore è sempre coperta da latte schiumato precedentemente, e che il barista purtroppo si dimentica a volte di toglierla, e questo è un grave difetto, perché il latte, si sa, si deteriora facilmente, e con tutto questo tempo e con tutta questa temperatura a contatto noi poi avremo a che fare con una flora batterica intensa in quella posizione. Pensiamo anche che tutta l'apparecchiatura va pulita, perché sicuramente stiamo trattando degli alimenti. Questi alimenti, che sono poi vegetali, sappiamo tutti che la maggior parte, la cosa più che è più in percentuale nei vegetali sono i lipidi. Lipidi, cioè grassi. Questi grassi, per ovvie ragioni, per una cosa normalità, per legge fisica, tendono ad ossidarsi. L'ossidazione provoca il rancidimento, e questo è la noncuranza poi della macchina dell'espresso. Tutte queste cose vanno certamente gestite per il meglio, partendo dal macinino fino alla macchina dell'espresso, per raggiungere poi la filiera corretta per la corretta estrazione in tazza.